La polizia italiana ha arrestato all'aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Roma un cittadino tagico accusato di essere un membro attivo dell'ISIS. Arrivato con un volo dai Paesi Bassi, sull'uomo di 32 anni pendeva un mandato di arresto internazionale dell'Interpol con l'accusa di essere andato in Siria a combattere per lo Stato Islamico nel 2014. Il latitante utilizzava numerose identità con diverse date di nascita e nazionalità tra cui Uzbekistan, Kirghizistan e Ucraina. Sembra che la destinazione dell'uomo fosse proprio l'Italia. I libri per ragazzi costituiscono un settore trainante dell'intera editoria, un fenomeno che ha una rilevante diffusione mondiale, attestata dalla presenza a Bologna di un gran numero di espositori provenienti da tutti i continenti. Il valore del libro va molto oltre il processo di ideazione, produzione e posa in commercio, perché il libro è strumento irrinunciabile di sapere e di crescita, una fonte di valori, di speranze, di sogni. È quindi importante che anche i bambini si appassionino alla lettura e trovino familiarità con i libri, imparando a conoscere, discutere, rispettare, condividere, iniziando a esercitare la critica e il giudizio. È in corso da lunedì al Passo del Brennero, il valico di confine tra Italia e Austria, una maxi manifestazione di Coldiretti a difesa del Made in Italy, della salute dei cittadini e del reddito degli agricoltori, contro un'Unione Europea che mette a rischio l'etichetta. In giornata migliaia e migliaia di agricoltori raggiungeranno la frontiera per verificare il contenuto dei tiri in transito. Qui per rilanciare alle istituzioni europee rispetto anche alle europee che ci saranno in termini di elezioni a giugno, tutte quelle che sono i temi di fondamentale importanza per il mondo agricolo, la reciprocità. L'organizzazione agricola invoca anche il principio di reciprocità. Gli obblighi che vengono imposti ai produttori italiani devono valere anche per chi vuole vendere nel mercato europeo. Stop alle importazioni sleali! È terminata l'eclissi totale di sole iniziata in Messico, il primo posto da cui è stato possibile vedere lo storico evento, e poi negli Stati Uniti, alle 20:40 italiane, la Luna è scivolata davanti al Sole, oscurandolo completamente, abbastanza a lungo da far tacere gli uccelli e gli altri animali e da far spuntare pianeti e stelle. 15 stati statunitensi hanno avuto la possibilità di ammirare lo straordinario evento, mentre gli altri hanno comunque potuto vedere un'eclissi parziale. Kind of out here in the woods, up on a hill, watching it the way you might have watched it 10,000 or 100,000 years ago. There's a way in which the experience we just had is the exact same experience that people have been having since the dawn. La durata varia a seconda della località e negli Stati Uniti quella massima è stata di 4 minuti e 28 secondi. Si tratta di una durata quasi doppia rispetto all'eclissi costa a costa degli Stati Uniti di 7 anni fa, perché la Luna era più vicina alla Terra. L'evento è stato ammirato da centinaia di milioni di persone, dato che la prossima eclissi di questo tipo è prevista tra 21 anni. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha messo in guardia da un possibile disastro dopo l'attacco con 3 droni alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, in Ucraina. Il capo dell'Agenzia dell'ONU, Rafael Mariano Grossi, ha condannato l'attacco che ha colpito uno dei 6 reattori nucleari dell'impianto controllato al momento dalla Russia. L'Ucraina ha negato la propria responsabilità in qualsiasi operazione militare contro l'impianto, mentre Mosca ha accusato Kiev. Tali attacchi aumentano significativamente il rischio di un grave incidente nucleare, ha dichiarato Grossi, che ha chiesto ai responsabili delle decisioni militari di astenersi da qualsiasi azione che violi i principi di base che proteggono le strutture nucleari. I danni registrati all'Unità 6 non hanno compromesso la sicurezza nucleare, ma si tratta comunque di un incidente grave che potrebbe minare l'integrità del sistema di contenimento del reattore. Il Vaticano ha condannato lunedì il cambio di sesso biologico e la maternità surrogata come gravi violazioni della dignità umana, al pari dell'aborto e dell'eutanasia.
Posizioni non nuove per la Santa Sede, ma ora contenute nella dichiarazione Dignitas Infinita emanata lunedì dalla Congregazione per la Dottrina della Fede dopo 5 anni di lavoro. Perché crediamo che queste ideologie, invece di aiutare al riconoscimento della dignità, impoveriscono una visione umanistica dove l'uomo e la donna fanno l'incontro più bello nella più grande differenza che l'umanità contiene. Questo è ineguagliabile. Il testo approvato a fine marzo dal Papa definisce l'utero in affitto e il cambio di sesso pratiche che rifiutano il piano di Dio per la vita umana. Esponenti cattolici della comunità LGBTQ+, hanno criticato il testo perché non riconosce la dignità infinita di tutti i figli di Dio. Quanto alla gestazione per altri, vietata in Italia dal 2004, la Santa Sede ribadisce la protezione della dignità della vita di chi la dona e di chi la riceve. Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, associazione di tipo mafioso e detenzione di armi da guerra, nonché porto illegale di armi comuni da sparo. Sono questi i reati di cui sono accusate, con differenti profili di responsabilità, le 31 persone nei confronti delle quali è stata eseguita un'ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal giudice per le indagini preliminari di Catania. Si tratta di 23 custodie cautelari in carcere e 8 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria, 7 dei quali cumulati all'obbligo di dimora. Il provvedimento è stato emesso sulla base dell'indagine eseguita dagli investigatori della squadra mobile di Catania e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia a partire dal dicembre 2021. I carabinieri del nucleo radiomobile di Catania, l'altra sera, nel quartiere Nesima, hanno sventato il furto di uno scooter Honda SH150, di proprietà di una 57enne catanese. Era appena passata la mezzanotte, quando l'equipaggio che stava pattugliando la zona di via Palermo ha incrociato, sul senso opposto di marcia, uno scooter con alla guida un giovane, seguito da un ulteriore ciclomotore con alla guida un altro uomo che, con un piede lo stava spingendo a velocità sostenuta. Intuito quindi che si trattasse di un furto in atto, i carabinieri hanno subito acceso lampeggianti e le sirene iniziando una rapida manovra di inversione di marcia per inseguire i due potenziali ladri con l'intento di bloccarli. Tutto è successo in pochissimi attimi. Il ragazzo infatti che stava spingendo il complice, avendo visto l'auto dei carabinieri dall'altra parte della strada che stava cercando lo spazio idoneo per girare e tornare indietro, ha immediatamente realizzato di essere stato scoperto, e che per loro non ci sarebbe stato scampo se avessero continuato nell'azione criminosa. Quindi, il ladro, addetto alla spinta, dopo aver fatto un cenno al complice, ha mollato la presa e gli si è accostato con il suo scooter, permettendo a quest'ultimo di saltare da un motorino in corsa all'altro, per poi fuggire via ad altissima velocità per le vie limitrofe. Immediato l'invio di altre pattuglie del radiomobile hanno coadiuvato i colleghi, già sul posto, nella battuta di ricerca dei due ladri, è stato quindi rintracciato il proprietario del mezzo rubato, che non ha subito particolari danni, che si è subito presentato sul posto, esprimendo sincera gratitudine per quanto fatto dall'equipaggio dell'ARP. I carabinieri della stazione di Mascali in collaborazione con i colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania e personale della .sp di Giarre hanno eseguito un'attività ispettiva in un laboratorio di panificazione del posto. Al riguardo, durante la verifica ispettiva, gli operanti hanno accertato che la titolare, una 48enne catanese, ha omesso di sottoporre i dipendenti alla visita medica preventiva e periodica, previste dal programma di sorveglianza sanitaria, condotta penalmente rilevante, che ha determinato la sua denuncia all'autorità giudiziaria. Le sanzioni amministrative elevate per tali irregolarità ammontano a 19.311 euro e sono stati altresì recuperati contributi nell'INPS per un importo di 7.200 euro. Per l'attività sottoposta a verifica, il personale dell'ASP procederà ad una sanzione amministrativa, che va da 1.500 a 9.000 euro, poiché ha contestato alla titolare di non aver esibito la registrazione sanitaria con proposta di sospensione dell'attività commerciale.
prosegue il piano operativo attuato dal comune di Masca Lucia per la gestione ed il contenimento del fenomeno del randagismo. In mattinata sono stati reimmessi nel territorio 2 cani di quartiere muniti di collarino rosso. Il sindaco Vincenzo Magra e l'assessore con delega al randagismo Angelo Caponnetto hanno preso parte al reinserimento dei randagi avvenuta in presenza del comando della polizia locale, che gestisce il progetto Randagi AMO, dei medici veterinari dell'ASP di Catania e delle volontarie che giornalmente si prendono cura degli animali. La reimmissione dei cani completa di fatto l'iter procedurale attuato dal comune di Masca Lucia in conformità alle linee guida dell'ASP e alla normativa di settore. I cani di quartiere muniti di collarino sono, infatti, esemplari previamente prelevati dal territorio, condotti all'oasi canina e sterilizzati prima di essere riportati nelle aree comunali in quanto ritenuti dai medici veterinari assolutamente innocui perché adeguatamente socializzati sia con gli altri cani, sia con gli uomini. Masca Lucia è lieta di accogliere i propri cani di quartiere, dichiara il sindaco Vincenzo Magra. Abbiamo lavorato sinergicamente come amministrazione, col comando di polizia locale, l'ASPE e le associazioni presenti sul territorio per adottare delle buone pratiche a tutela dei nostri amici a quattro zampe e della cittadinanza. Restiamo fermamente convinti che i cani non pericolosi per i cittadini ed i loro simili abbiano il diritto di vivere in libertà all'aria aperta e di essere accuditi. Anche sul cosiddetto lotto A di Monte Pellegrino possono partire le operazioni di monitoraggio ambientale destinate alla salvaguardia della flora e della fauna presenti tra le pareti rocciose che sovrastano Palermo. L'Ufficio per il contrasto al dissesto idrogeologico, guidato dal presidente della regione siciliana Renato Schifani e diretto da Salvo Lizio, le ha affidate al raggruppamento temporaneo di professionisti coordinato dall'Agristudio di Firenze. L'appalto è stato aggiudicato per un importo di 243.000 euro. In vista delle operazioni di consolidamento del promontorio, Palazzo d'Orleans ha stanziato oltre 1 milione di euro per tutelare l'ecosistema della riserva che, per la sua notevole biodiversità, è parte integrante della rete ecologica regionale ed è, inoltre, caratterizzata dalla presenza di una zona di conservazione speciale. Saremo categorici, sottolinea il governatore, nel pretendere il rispetto del patrimonio naturalistico. È proprio per questo che abbiamo programmato l'intervento degli esperti non solo in maniera preventiva, ma anche durante e dopo la fine dei lavori di messa in sicurezza. Lavori che dovranno essere realizzati con tutte le cautele necessarie per non compromettere l'habitat circostante. In fase di aggiudicazione anche le indagini che riguardano i lotti B e C, mentre sul lotto D biologi e faunisti sono già al lavoro. La deputata regionale. Ancora troppo poche le aziende che hanno ottenuto il bollino rosa, donne ai margini del mercato del lavoro. Occorre invertire la rotta. Sono circa 1.300. Ancora troppo poche le aziende italiane che ad oggi hanno ottenuto la certificazione della parità di genere e che, entro il 30 aprile, potranno richiedere all'INPS l'esonero pari all'1% dei contributi dovuti nel 2023. Così José Marano, deputata regionale M5S, commentando la legge numero 162.021 che ha introdotto agevolazioni fiscali e contributive a favore delle imprese che promuovono politiche inclusive e non discriminatorie. Il bollino rosa, prosegue la deputata dell'Assemblea regionale siciliana, rappresenta solo il primo passo verso un cambiamento culturale che deve interessare anche la Sicilia dove, in modo più marcato rispetto ad altre regioni italiane, le donne restano ai margini di un mercato del lavoro profondamente ostile. Ed è in questa direzione che va il disegno di legge sull'eliminazione del divario retributivo di genere che ho presentato e che, dopo l'ok della Commissione Affari Istituzionali, sta proseguendo il suo iter all'ARS. Il mio DDL promuove meccanismi premiali per le aziende virtuose ma anche la valorizzazione delle competenze delle donne e la conciliazione tra vita familiare e vita professionale. Serve la collaborazione di tutti. Il mio auspicio è che si riesca presto a portare in aula il testo, perché quello della parità di genere è un'emergenza sociale, un tema senza colore politico.